Buon martedì, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Proteramo, un'ora dedicata ai colori biancorossi, un po' sbiaditi dopo questo fine settimana. 4-1 la sconfitta contro il Venezia, che complica maledettamente le cose sulla strada della salvezza probabile del diavolo, in attesa di un trittico di partite che sarà di fatto verità per il futuro della squadra di Ugolotti. Si parte domenica prossima contro l'Albino Leffe, poi ci sarà il Gubbio e il Mantova, insomma saranno tre gare assolutamente da non fallire. Parleremo di questo, ma faremo anche soprattutto un passo indietro rispetto alla partita con il Venezia, che ha lasciato qualche scoria inevitabilmente, soprattutto per le parole di Ugolotti al termine della gara. Vi ricordo il numero per interagire con noi, il 392-623-7060, numero che conoscete ormai a memoria. Nel frattempo, per chi ci segue in diretta, insomma, noi diamo un'occhiata anche a quello che sta facendo il Napoli. Per il momento 0-0 contro il Real Madrid in questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ovviamente in bocca al lupo alla squadra partenopea di Maurizio Sarri, uno che in Abruzzo ha anche allenato. Presento gli ospiti, sono due colleghi con cui analizzeremo la situazione del Teramo e andremo anche un po' oltre. La collega del Messaggero Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao Jacopo, ciao, buonasera a tutti. Accanto a te Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, cominciamo con i numeri della giornata di campionato, con questo 1-1 maturato ieri sera tra Parma e Forlì, che ci restituisce questa classifica, con il Forlì che è a 30 punti e con il Parma che rimane a meno 5 dal Venezia. E probabilmente questo è uno scivolone che alla squadra di D'Aversa potrebbe costare l'intero campionato, magari no, però sono 5 punti di distacco e il Venezia ha dalla sua il doppio confronto, il vantaggio nel doppio confronto. Vittoria a Parma, pareggio, pareggio a Venezia. Per quanto riguarda il Teramo, in questo penultimo posto, insieme a Lumezzane ed Ancona, a meno 1 dal Fano. È chiaro che la situazione è molto complicata, soprattutto in relazione alla posizione del Mantova e del Modena, che sono le più dirette, le formazioni più vicine ai biancorossi, ma che sono entrambi a 5 punti di distacco. Quindi, insomma, c'è ancora da camminare per la formazione di Ugolotti, che domenica ha raccolto 4 sberle al Bonolis contro il Venezia, anche se, e comincio da te Ania, che sei più vicina, tu che l'hai vista la partita, anche se molti hanno detto una buona prestazione da parte della squadra teramana, e allora come mai? Solo la forza superiore del Venezia? No, è che quando ci metti una buona tua complicità e commetti certi errori difensivi davanti ad una squadra che comunque è capace subito di approfittarne, il compito poi si fa ancora più difficile, soprattutto se vai a riposo alla fine del primo tempo sul 2-0. Il gol a fine primo tempo di Marsura credo che sia stato dilaniante dal punto di vista mentale per la squadra di Ugolotti. È vero che c'è stata una reazione subito dopo il terzo gol, però l'approccio già a inizio ripresa si vedeva che era diverso da quanto fatto vedere invece in risposta al primo gol subito. Non è stata mai una squadra fino a questo momento il Teramo che è stata capace di reagire a gol presi o comunque di avere una reazione mentale che potesse far pensare sì, adesso proviamo a recuperare, proviamo a vincerla. Anche dopo il 3-1 si è avuto poco questa sensazione, ecco, di riuscire veramente a poter perlomeno riagguantare il pareggio. Diciamo che ci sono stati errori in difesa che forse con un po' di concentrazione in più si sarebbe potuto evitare, come ha sottolineato anche Ugolotti. Ecco, poi tra poco ci entriamo nel discorso legato alle parole di Guido Ugolotti. A questo punto, Andrea, quanti punti, e perdonate il bisticcio di parole, dovrebbe fare nelle prossime tre partite il Teramo per provare una rimonta che ogni settimana che passa diventa
sempre più improbabile, parliamoci chiaro. Beh, in chiave salvezza diretta sembrerebbe di sì, in realtà i termini matematici ci sono in abbondanza, ma dopo i passi in avanti registrati nelle prime due gare di Ugolotti sono arrivate due sconfitte, squadre forti per carità, però sono state sconfitte nelle quali di più non hai dimostrato di poter fare, cioè non è che a Padova hai perso e potevi sperare di strappare qualcosa in più, non avendo fatto praticamente alcun tiro in porta se non all'inizio, e con il Venezia sei partito sotto 0-1, fine primo tempo 0-2, quindi sono due partite che non hanno lasciato davvero scampo. Tabelle francamente è difficile farne, io direi che fino alla terz'ultima giornata il Teramo deve fare i più punti possibili, deve cavare da ogni partita il massimo possibile. Poi è chiaro che quando cominceranno a mancare due o tre giornate avrai un quadro più chiaro e anche più definitivo su quello che è il massimo che potrai ottenere per la fine del campionato. Chiaramente l'obiettivo principale lo si sapeva prima, ma ora la classifica lo ridice ancora in maniera squassante, che bisogna evitare l'ultimo posto, e dice anche che bisogna, ma questo l'abbiamo sottolineato già in tempi non sospetti e lo ribadiamo, oltre che evitare l'ultimo posto, cercare un piazzamento nella griglia play-out che ti permetta di giocare la gara d'andata fuori casa e quindi di giocare il ritorno in casa e quindi di avere a parità di gol dopo 180 minuti la salvezza in tasca. Quindi bisogna arrivare al quart'ultimo o quint'ultimo posto. Questo al momento deve essere l'obiettivo minimo per cercare di arrivare fino in fondo. E devo dire che tutto l'ambiente, dalla squadra ai tifosi, passando per la dirigenza, deve essere cosciente che quasi certamente bisognerà passare per i play-out, e anzi forse bisogna anche augurarselo, perché per quanti errori sono stati commessi dall'inizio e poi per cercare di rimediare... Sarebbe un purgatorio? Beh, diciamo che è una classifica che il Teramo merita per tutto quanto quello che è successo da giugno, ci metto anche giugno, in poi. È una classifica che è meritata da questo punto di vista. Certo non si può dire che il presidente Campitelli non abbia lesinato sforzi, lui di sforzi ne ha fatti, però poi sono state fatte delle scelte sbagliate, c'è stata tanta confusione, quindi la classifica è questa, e io dico che per come si sono messe le cose bisogna augurarsi di fare i playoff se fossi nei giocatori e nell'ambiente del Teramo, perché dopo tutto quello che è successo pensare di uscire addirittura fuori dalla zona playout forse è anche troppo. Bisogna però restare concentrati sul pezzo e contare sul fatto che questa squadra possa raggiungere la terz'ultima, quart'ultima posizione, cercando di tenersi dietro, le butto lì, Fano, Lumezzane e Ancona, che sono squadre che tecnicamente, ma anche per dei problemi societari, potrebbero finire dietro il Teramo, e poi il Teramo se la gioca con la squadra che dovesse uscire. Poi se arrivi ultimo è chiaro che meriti di retrocedere. Intanto ha segnato il Napoli. Mertens 1-0 per il Napoli contro il Real Madrid. E attenzione, perché qui la qualificazione si riapre in maniera clamorosa. Comunque poi rispondiamo anche ad alcune domande che entrano nel discorso singoli, però io direi di vederci la clip dedicata alla partita di domenica del Bonolis, perché in sottofondo sentiremo anche alcuni passaggi importanti della conferenza del tecnico del Teramo. Ascoltiamo. E determinate situazioni vanno gestite in maniera diversa. Noi dobbiamo salvarci, dopo 7 minuti non possiamo perdere. Vuol dire che qualcuno non ci sta con la testa e noi siamo invece, dobbiamo strillare da fuori, questo non va bene, assolutamente. Fatto il secondo gol è inconcepibile per una squadra di Lega Pro, cioè uno dentro l'area di rigore, ma tutto parte dal rinvio. E
Io ho detto alla fine del primo tempo di rimanere concentrati, di rimanere attenti, perché dovevamo andare a trovare l'episodio giusto. Shape of you. Ecco, questo era un po' il riassunto della partita. Peraltro, come detto anche domenica nel post gara, noi non siamo riusciti a commentare l'episodio del sedicesimo, se c'era o no rigore su Barbuti, però oggi io ho parlato personalmente con l'ufficio stampa della Teramo Calcio, la persona di Marco De Antonis, che ringrazio, se c'era la possibilità di rimettere a disposizione delle emittenti quella clip, che adesso vale purtroppo zero per come poi sono andate le cose, però insomma, che sarebbe stato importante ai fini dell'andamento generale della gara. Hai sentito Ugo Lotti? Insomma, dice cose abbastanza forti. È inconcepibile prendere gol dopo 7 minuti. Non ce l'ho con nessuno, bugia, probabilmente. Anzi no, probabilmente, sicuramente, bugia. Perché con uno in particolare ce l'aveva. Ma poi ha detto qualcuno non c'è con la testa, lo ha detto. Esatto, non c'è con la testa. Cioè, è partito dicendo, e poi dopo argomentando è arrivato a dire qualcuno non c'è con la testa. E chi è in questa condizione psicologica vedrà le partite da fuori. Ora, nell'economia di una squadra che comunque deve uscire da questa situazione complicata, Ugo Lotti, e poi lo chiedo anche ad Andrea, ha fatto bene o ha fatto male? Perché poi, inutile girarci intorno, la persona a cui si riferiva, il giocatore a cui si riferiva è Ivan Speranza, che è comunque allora, il capitano. È facile, sostituito. Sì. Sostituito però. È facile, infatti come abbiamo detto in diretta era una notizia, perché insomma Spighi che entrava, che faceva l'esordio e che entrava al posto di Speranza. Sì. Quindi insomma all'inizio ripresa, era un po' particolare. È chiaro che è facile fare 2+2 con le parole di Ugo Lotti e il cambio per scelta tecnica come lui stesso ha ammesso proprio ai danni di Speranza. Io credo che il bastone che usi Ugo Lotti sia in parte giusto, perché forse troppo spesso prima è mancato. Il problema è saperlo indirizzare verso gli uomini giusti, perché non credo che il problema del Teramo sia Speranza. Speranza è vero che fino a questo momento magari in stagione non abbia avuto un rendimento eccelso, questo mi sembra abbastanza provato, come tanti altri suoi compagni, come altri che magari invece 2 anni fa lottavano per un obiettivo ben diverso. È pur vero che però stiamo parlando di Ivan Speranza, di un giocatore che da 6 stagioni indossa una certa maglia, che sa benissimo come vanno le cose a Teramo, come si vivono certe dinamiche. Mi sembra un po' il discorso che facemmo qualche mese fa quando si parlava della partenza di Nabil Kaidi, della probabile partenza di Nabil Kaidi, che poi non si è appunto concretizzata. Cioè andare a colpire, tra virgolette, semmai si volesse colpire, giocatori cardine che in questo momento comunque possono servire alla causa, perché sanno di cosa si sta parlando in questo momento e sanno cosa il Teramo significhi per la città, può essere secondo me deleterio e controproducente rispetto a un obiettivo invece che, come diceva giustamente Andrea, in questo momento è soprattutto evitare in prima battuta la retrocessione diretta. Certo. Ovviamente. Però dall'altra parte bisogna anche, c'è l'esigenza di un allenatore di tenere alta la concentrazione. Di tenere alta la concentrazione, di tenere un gruppo unito, di far capire, tra virgolette, chi comanda. Io non discuto i metodi di Ugo Lotti, credo che siano giusti. Credo altrettanto che nel lasso di tempo che c'è stato, dal triplice fischio della gara contro il Venezia alla ripresa degli allenamenti di oggi, credo che ci sia stato nei chiarimenti, mi auguro, tra l'allenatore e lo stesso capitano. Non credo che il Teramo possa rinunciare in questo momento a Speranza,
perché è vero che magari parliamo di un ragazzo sicuramente a volte anche troppo buono, magari servirebbe un capitano con un po' più di carattere in determinate occasioni, però parliamo di un capitano, la famosa cazzimma per rimanere, esatto, in tema Napoli, però parliamo di un capitano che da anni vive Teramo e che comunque parliamo allo stesso modo di un difensore che, insomma, anzi forse l'anno scorso mi pare voleva il Pescara. Sì, 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 nel mercato di gennaio. Continuo a dire che tra un po' parleremo dei singoli. Andrea, su questo argomento, Speranza, che poi peraltro pare che comunque poi la questione sia un po' rientrata col passare delle ore, ma probabilmente era anche scontato che succedesse questo. Fino a che punto un allenatore deve tenere tutti sulla corda e fino a dove si può spingere verso un limite oltre il quale si mette in discussione uno dei cardini della squadra? Ma queste sono visioni che ogni allenatore ha in base a quello che è il suo vissuto e in base a quella che è la sua sensibilità. Ogni allenatore è diverso dall'altro e quindi ognuno gestisce a modo suo. Alla fine poi la somma di tutto sono i risultati. I risultati ti dicono se un allenatore poi ha fatto bene o ha fatto male, certo compatibilmente con tutti i fattori che ruotano intorno. Però io sposo in toto quello che ha detto Agna, condivido perfettamente, anche perché Ivan Speranza è a Teramo dal 2011. Essere a Teramo dal 2011 vuol dire che al di là del legame contrattuale che hai con la società in Serie D, in C2, in C1, in quasi Serie B, c'è un legame anche affettivo forte e i vari Speranza, Scipioni di Pallantonio che sono anche di Teramo, ma anche Petrella, cioè quelli della vecchia guardia, lo stesso Amadio, certo avendo vissuto momenti straordinari in passato sono gli ultimi che vorrebbero regalare a se stessi, alla città e ai tifosi un momento tristissimo come un'eventuale retrocessione. Io penso che se Ivan Speranza dice qualcosa, poi è chiaro, l'allenatore deve farsi rispettare, magari certe cose possono essere dette in camera caritatis, però il confronto tra il capitano, giocatore di grande esperienza, di bravura, che è al di sopra di ogni sospetto, anche se quest'anno come tutti non sta rendendo al massimo, però se dice qualcosa Ivan Speranza, magari sarebbe il caso di ascoltare e di valutare queste cose che possono essere dette. Poi magari Speranza avrà sbagliato delle cose in campo come le hanno sbagliate altre. Certo, se vedo le alternative che ci sono ora a Bergamo, non c'è Caidi che sarà squalificato. Poi le alternative chi sono? Camilleri, che c'erano grandi aspettative ma nelle prime due partite ha stradeluso. E poi chi c'è? Cioè, Speranza è un giocatore affidabile sotto tutti i punti di vista, al netto di eventuali errori che come tutti ha fatto in questa stagione, però mi sembra che non posso fare altro che condividere quello che ha detto Agna. Va bene un certo tipo di gestione, ma se delle cose vengono dette da un giocatore che da 6-7 anni sta a Teramo e che ha anche un certo trascorso, certo, forse bisognerebbe valutare queste parole. Parliamo un po' di singoli, perché poi ci torniamo su questo argomento e ritorniamo su delle questioni tattiche che poi abbiamo scoperto, Andrea, in corso d'opera domenica sera riguardanti i gol, ma poi ve le faccio rivedere. Rispondiamo un po' a qualche messaggio. Per esempio, io mi sono segnato qualcosa. Qualcosa? Un papiro? Sì, sì, sono tante cose che sono arrivate. Ringraziamo ovviamente tutti quelli che ci scrivono. Fratangelo come ala insieme a Barbuti e Sansovini. È fattibile? È uno schieramento? Fratangelo, una possibilità? Ci chiedono. Fratangelo, quando è entrato, ha fatto bene perché ha sorpreso il Venezia, che non si aspettava la velocità del ragazzo, e infatti poi ha originato il gol di Sansovini. Quando poi Garofalo ha preso le misure, diciamo che c'è stato un po' più di difficoltà per Fratangelo, quindi secondo me i giovani vanno utilizzati con parsimonia. Credo che l'utilizzo che Ugolotti stia facendo di Fratangelo, comunque abbastanza limitato fino a questo momento, possa essere magari più,
più indirizzato verso una ripresa in cui magari il Teramo deve cambiare la partita, deve cambiare i ritmi e quindi deve provare magari a recuperare un risultato piuttosto che farlo partire titolare. Sì, secondo me quasi lo bruci Fratangelo se gli dai la responsabilità di un posto da titolare. È un giocatore invece che per è molto giovane, è acerbo, però per caratteristiche tecniche e per caratteristiche fisiche è un giocatore che si presta, un po' come il Petrella di tutti questi anni, a entrare e spaccare in due la partita. E quella può essere un'arma che può essere impiegata in questo modo, però dargli la titolarità in questo momento della stagione probabilmente è troppo. Faccio la somma con l'ultimo messaggio che è arrivato. Allora, alcuni ci chiedono, sale se imparato magari un turno di stop, alto belli Scipioni dentro? Il problema è che questi abbiamo, cioè, allora, ogni domenica magari troviamo qualche difetto a qualcuno, il problema è sì, cioè posso anche essere d'accordo. Sales personalmente non mi è dispiaciuto nella ripresa, nei tre e nei cinque, a seconda di come si voglia vedere insomma questo discorso. Forse nel primo tempo un po' di difficoltà ce l'ha avuta, nella ripresa secondo me è andato un pochino meglio. Imparato è quello che abbiamo visto fino a questo momento. Scipioni gli possiamo imputare tra virgolette il gol di Padova, quindi più o meno rigira e rigira abbiamo sempre qualcosa da ridire su certi errori che certi giocatori possono aver commesso in un determinato momento della gara. Quindi sta soprattutto all'allenatore vedere chi in settimana è più in forma, ecco. Quasi raddoppio il Napoli. Quasi raddoppio del Napoli, intanto. Certo, bisogna anche trovare un assetto che sia definitivo, immagino, sì. Che Ugolotti cerchi quello. Io credo che negli uomini che ha scelto fino a questo momento, penso che abbia le idee anche abbastanza chiare. Ho il dubbio su un possibile cambio di modulo magari per Bergamo, perché oggi qualche la quindicesima volta oggi qualche accenno di 4-4-2 si è visto, poi non è detto che effettivamente sarà riproposto domenica contro l'Albino Leffe, o se magari varierà solo qualche uomo e manterrà lo stesso sistema di gioco. Poi ti chiedo di Spighi, però ad Andrea voglio chiedere a proposito del modulo, perché è vero quello che ci scriveva un amico da casa, Ugolotti, Andrea, la stessa media punti di Nofri, però è anche vero che Ugolotti ha affrontato Venezia e Padova e anche il Pordenone insieme al Sud Tirol, cioè insomma 3 su 4 erano impegni molto complicati, questo c'è da dirlo. Però la statistica è poco significativa perché sono comunque 4 giornate, queste cose vanno poi valutate in un lasso di tempo più ampio dove ci sono le squadre forti, le squadre sulla carta deboli e puoi fare una statistica. Al momento 4 partite insomma sono troppo poche, però sì. A proposito di modulo, la sensazione diciamo dal di fuori ma abbastanza evidente è che questa squadra giochi con un baricentro, forse proprio perché si parte dall'intento iniziale di Ugolotti di proteggere la difesa, ma con un baricentro molto molto basso e che poi faccia molta fatica a proporsi in avanti, e questo diventa un limite nel momento in cui devi provare, è vero, non prenderle, e può succedere, ma anche no, ma devi provare anche a darlo qualche colpo. Sì, non è necessariamente un aspetto negativo, lo diventa se non hai giocatori di particolare gamba che ti permettono poi di fare degli strappi e di rovesciare il fronte d'attacco. Giocatori di gamba in questa rosa chi intendi per capire? Ma giocatori di gamba, ora lo so che sto scomodando il top del top per un giocatore, per un tifoso teramano, ma quello che era la padura della situazione, cioè un giocatore che ti dà degli strappi, che ti porta la palla in avanti con grande facilità, o come in quel Teramo era il Cenciarelli di turno, cioè giocatori che da recupero palla erano in grado di far partire una transizione dalla parte difensiva alla parte offensiva in maniera molto rapida. In questo Teramo non si vedono giocatori che abbiano questa capacità, se non, e lo ha detto lo stesso Ugolotti in una delle sue prime conferenze, se non sbaglio prima della gara col Sud Tirol, se non Spighi, che ha delle attitudini e delle caratteristiche
come pochi le hanno. Lo stesso Ilari, che è un giocatore che ha anche grande propensione offensiva, però probabilmente non ha quella... Un po' troppo compassato. Sì, è un po' compassato, però ad esempio col Pordenone è entrato ed è stato giocatore decisivo di quella partita, perché ha giocato a tutto campo molto bene. Però magari avere quel giocatore che è di gamba, che ti garantisca degli strappi, ti permette anche di affrontare, di risolvere questo problema del baricentro basso, perché tu vuoi proteggere, però Barbuti non è un giocatore di gamba, Sansovini non lo è, forse non l'è mai stato, ma certamente non lo è a quest'età. I centrocampisti più o meno sono tutti compassati, sono giocatori tecnici, giocatori di palleggio, non sono giocatori che ti strappano il campo. Sì. E quindi se hai un baricentro basso fai fatica ad arrivare davanti con questo gioco manovrato. Dovresti recuperare palla molto più avanti e poi col fraseggio cercare di arrivare avere in porta. Pochi metri avanti da esatto. Fare. Invece se hai il baricentro basso avresti bisogno di giocatori di gamba, ce li potresti avere sulle fasce, però dovresti recuperare il miglior Scipioni. Imparato ti dà molto difensivamente, ma poi quando offende tecnicamente va in difficoltà. E quindi insomma, queste sono delle situazioni, delle storture che la squadra si porta avanti da inizio stagione. Se, come dice Ania, ci sarà il 15°, 16° cambio di ruolo, sarà l'ennesima conferma che questa squadra arriverà oramai senza un'identità, e questo mi preoccupa, perché se non trovi una tua identità, non trovi una tua chimica, farai fatica a maggior ragione quando andrai, cioè alla fine, negli ultimi 2 mesi, cioè da ora, dovresti essere pronto alla battaglia, ma pronto sia nell'atteggiamento, sia nella garra che devi mettere in campo, ma anche come identità di gioco, come identità tattica, altrimenti arrivi sprovvisto quando magari le altre squadre avranno trovato questa identità e sarà più difficile affrontarle e batterle. A proposito di Spighi, come lo hai visto? Perché di fatto domenica era la prima volta che si vedeva questo giocatore in campo, come è andato? Lo abbiamo visto bene, a parte l'errore che ha dato di fatto il terzo gol del Venezia, per quando ha sbagliato l'appoggio, ha fatto partire Marsura. Comunque lui ha quel cambio di passo che effettivamente un po' manca al Teramo. Ad alcuni ricorda anche Cenciarelli, quindi averlo in salute credo che sia, che possa essere un'arma in più per Ugolotti. Poi magari sfruttarlo nel 3-5-2, nel 4-4-2, questo ovviamente lo stabilirà il mister. Però non ci sono giocatori a centrocampo con le sue caratteristiche. E averlo recuperato penso che possa essere un'arma in più per questo finale di stagione. Bisogna capire bene dove metterlo, se metterlo nel ruolo di mezzala, se metterlo nel ruolo di esterno. Bisogna, nel ruolo di mediano, addirittura nella ripresa nel 4-4-2 vicino ad Amadio, per sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Io penso che forse la mezzala è il suo ruolo. La mezzala è il suo ruolo, bisogna vedere se Ugolotti cambierà o meno modulo. Io non credo che sia la scelta migliore in questo momento cambiare per l'ennesima volta sistema di gioco. Penso che forse sia più ideale, ovviamente noi ci permettiamo dal di fuori facendo considerazioni così, per provare a far ripartire la squadra, variare qualcosina negli uomini, come ma diceva Andrea. È vero che somiglia molto a Cenciarelli, come ci scrivono da casa? Sì, perché ha molto il baricentro basso, somiglia anche un po' a Cruciani, veramente. Anche un po' a Cruciani? Sì, ha un mix di due ex giocatori del Teramo. Magari... per provare a far ripartire la squadra, come diceva Andrea, si potrebbe o mettere un giocatore con caratteristiche più offensive su una delle due fasce, se invece sull'altra magari ti vuoi coprire un po' di più, oppure appunto inserire Spighi come mezzala. Certo, certo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, finisce qui la prima parte, non cambiate canale, poi vi facciamo vedere alcune cose sui gol di domenica, tra poco. Allora, eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Riascoltiamo un estratto della conferenza stampa di Ugolotti. Perché? Perché dice, in un paio di passaggi, esprime alcuni concetti che poi vi tradurrò in immagini. Ci ascoltiamo. Andrea, ti stimo molto professionalmente, ma non sono proprio d'accordo su Imparato. In fase di copertura lascia molto a desiderare. Vedi, il secondo gol ci manca per rotta. Un attimo, perché poi parleremo proprio di questo. Però prima ci ascoltiamo Guido Ugolotti.
No, non mi riferisco a nessuno, mi riferisco che determinate situazioni vanno gestite in maniera diversa. Mi piace molto di più lo spirito battagliero che abbiamo giocato il secondo tempo, nel senso che è un po' più a briglie sciolte. È normale che se una squadra già forte gli concedi determinati errori, cioè noi dobbiamo salvarci, dopo 7 minuti non possiamo prendere gol. Non possiamo assolutamente prendere gol, vuol dire che qualcuno non ci sta con la testa. Io vedo un giocatore loro, Domizzi, 400 partite tra Serie A e Serie B, che insulta, si arrabbia, e noi siamo invece, dobbiamo strillare da fuori. Questo non va bene, assolutamente. Detto questo, i ragazzi hanno fatto il primo tempo 30 minuti in cui hanno giocato come avevamo preparato la partita, cercando di far girare questa palla con pazienza da destra a sinistra per trovare la possibilità di andare a far male. È vero, qualche volta abbiamo girato palla a destra e a sinistra, poi ci è mancato l'appoggio dentro l'area di rigore perché ancora ci mancano quegli ultimi metri, però hanno fatto quello che io gli avevo chiesto. Imperdonabile il secondo gol, cioè noi costringiamo una squadra prima in classifica a venire qua sul nostro campo, il portiere loro giovane, a rinviare tutte le volte, cioè a non fargli iniziare, che loro di solito iniziano l'azione da dietro, a fargli rinviare palla, e perdiamo i contrasti in mezzo al campo. Stiamo scherzando, non si può. Questo è un gioco dove molte volte bisogna andare nell'uno contro uno, essere forti fisicamente. Hanno fatto il secondo gol, è inconcepibile per una squadra di Lega Pro, cioè uno dentro l'area di rigore, ma tutto parte dal rinvio. Quel contrasto in mezzo al campo noi non lo dobbiamo perdere, l'avversario deve rimanere lì per terra se vogliamo salvarci. Siccome qualcheduno questo non l'ha interpretato, vorrà dire che guarderà la partita da fuori. È normale che il secondo gol ci ha tagliato le gambe, questo è indubbio, perché fossimo andati negli spogliatoi dopo aver fatto quei 40 minuti, 35, 30, con quell'intensità è normale che sarebbe stato sicuramente un secondo tempo diverso. Detto questo, il Venezia è una squadra più forte del Teramo. Poi io guardo soprattutto l'episodio fondamentale, è stato l'episodio del secondo gol. La partita è finita, il primo tempo è finito, hai sbagliato perché hai fatto un errore sul primo gol, perché abbiamo fatto un errore sul primo gol, perché non si può far colpire un giocatore, loro sono bravi nel gioco aereo, abbiamo studiato tutta la settimana, abbiamo dato le marcature, abbiamo visto come si muovono dentro l'area di rigore, e poi a un certo punto ce le perdiamo le marcature. Noi proveremo, se sarà il caso, anche a cambiare e non marcare più a uomo, perché, torno a ripetere, non si possono prendere i gol del genere. No, non è che non sono queste le partite, queste sono le partite se tu non fai determinati errori. Perché torno a ripetere, se noi avessimo fatto quel gol, non dico tanto la traversa di Paolo Antonio, ma l'altra palla cascata lì dentro l'area di rigore, quella è una palla che ti può ridare entusiasmo. Loro sembrava in un momento in cui erano un pochettino in difficoltà. Poi è una squadra, giustamente, che... Ma se tu su tutti i duelli perdi i duelli, diventa difficile poi mettere a posto la partita. Noi abbiamo perso tutti i duelli aerei e nonostante siamo abbastanza grandi dietro. Oh, il secondo gol... proprio non è sceso ad Ugolotti, peraltro parla anche di poter cambiare il tipo di marcatura, non più a uomo ma a zona. Però vi faccio vedere una cosa, perché noi Andrea abbiamo commentato domenica sera il primo gol e abbiamo probabilmente dato la, tra virgolette, responsabilità della libertà di Domizzi a Caidi, perché forse ingannati dal fatto che Caidi esce dall'area di rigore e quindi ci sembrava talmente fuori posizione che pensavamo fosse sua responsabilità. Poi l'abbiamo rivista e allora vediamo il primo gol subito dal Teramo. Siamo dopo 7 minuti, calcio d'angolo, questa è la marcatura di Ilari su Domizzi. Domizzi fa il blocco e Ilari lo perde. Guardate sì, quanto sono distanti. Domizzi fa il blocco per fermare Caidi. Caidi però riesce a superare il blocco, benché perda qualche metro, però poi segue il suo avversario diretto. E poi inspiegabilmente invece Ilari, che era su Domizzi, nel momento in cui Domizzi piazza il blocco e si stacca un po' dal centrocampista teramano, poi Ilari non lo va a riprendere più, si mette in quella posizione di mezzo e lascia Domizzi vagare per l'area di rigore fino al gol. Ecco, qui lui è in marcatura, Domizzi si stacca e va a piazzare il blocco su Caidi. Caidi comunque... Segue comunque il suo diretto avversario, ma Ilari non torna su Domizzi e si piazza in quella terra di mezzo dove appunto non è più utile, soprattutto poi per quella che è la dinamica del gol. Perché qui sono 2 contro 1, poi arriva il cross, ma guardate a che distanza sono, 2 che dovrebbero stare, se marcati a uomo, se uno marca a uomo
attaccati di fatto. Quindi questo perché all'inizio pensavamo che la responsabilità forse di Caidi, poi rivedendola serata avevamo detto comunque Ilari poteva andare lo stesso, non facendo caso essere il cambio di marcatura, non facendo caso invece che lui era già stato designato a lui, e siccome poi Caidi ha continuato a seguire il suo uomo, Ilari doveva tenere il suo. Ma quello che non è proprio andato giù ad Ugo Lotti è il secondo gol, e infatti dice il tecnico del Teramo, tutto parte dal rinvio. Ma da quale rinvio? Vediamo tutta l'azione. Anche in questo caso, il rinvio del portiere del Venezia, abbiamo fatto il fermo immagine. Attenzione, fermiamoci quando appare il cerchio, fermiamoci qui. Questo è il contrasto tra, aiutatemi, forse Geico e Speranza. Questo è il contrasto che Speranza porta quasi al limite della linea mediana di campo, ma che perde. Andiamo avanti adesso. Perde questo contrasto e attenzione allo sviluppo dell'azione. Il giocatore del Venezia prende palla. Guardate, sono 5 giocatori contro 2 e 1 che è in basso. Sì. Sono 5 contro 3. Ok? Questo per far capire quanti giocatori comunque porta il Teramo in fase difensiva. Continua ad attaccare. Nel momento del triangolo, li abbiamo contati, sono 6 i giocatori all'interno dell'area di rigore. E poi però arriva comunque un triangolo, la linea per il fuorigioco è completamente saltata, esce in ritardo. Sì, sì. Ilari arriva leggerissimamente, arriva leggerissimamente in ritardo sulla chiusura del triangolo e arriva il gol. Possiamo rivedere un po' tornando? La rivediamo tutta. Secondo me lì sbaglia Speranza, perché esce un po', sbaglia all'avvio e sbaglia anche dentro, perché esce. Qui esce, va a prenderlo. Marsura. Va a prenderlo, prendendolo lui, lasciando Sales libero di rientrare. Questi sono gli uomini che il Teramo con cui si difende in un 5 contro 3, ed è qui probabilmente che... Oh, soprattutto, ecco, un'altra cosa che mi salta all'occhio è che Geico, dopo quella cavalcata, si ferma, scarica su Marsura e poi nessuno va su di lui. E infatti dovrebbe arrivare Ilari, che arriva però, non può arrivare in tempo. Eccolo qua, arriva con quella frazione di secondo di ritardo. C'è la chiusura del triangolo e il gol. Però ancora, la cosa che veramente salta all'occhio, quanto sia schiacciata la squadra all'indietro, quei giocatori, ma tutti gli altri sono poi molto staccati, cioè è comunque una squadra che ha una frattura. Vedete, i difensori sono schierati in area di rigore, ma tutti gli altri sono molto dietro. E il fatto poi di perdere anche Geico fa sì che questo triangolo si materializzi. Poi, chiaro, serve anche la qualità tecnica di Geico e Marsura, che sono giocatori di ben altra categoria. Però sicuramente anche questa azione dimostra che nell'ambito della coesione del gioco di squadra qualcosa manca al Teramo. Ma tu, Andrea, sei d'accordo con Ugo Lotti? Cioè, a questo punto ricominceresti a marcare a zona piuttosto che a uomo? Perché forse qualche distrazione, poi a uomo o sei attento oppure se perdi la marcatura poi sei fritto. Io non posso che ripetere che queste sono valutazioni che fa l'allenatore in base a quelle che sono le sue esperienze e in base a quelle che sono la sua sensibilità. Io purtroppo, non essendo allenatore, non riesco a esprimere un'affermazione in base a quelle che sono le mie esperienze, le mie sensibilità, come invece il caso di Ugo Lotti. Io penso che intanto, oltre che il sistema di gioco, bisogna lavorare sulla condizione atletica e sulla condizione mentale, perché se il Teramo recupera soprattutto la condizione mentale, poi uomo o zona, fai quello che devi fare e lo fai bene e magari non prendi gol. Se invece sei distratto, non ci sei con la testa, o marcare con un sistema o marcare con un altro. Io ricordo lo scorso anno il Pescara prendeva gol dai calci piazzati, sì. A un certo punto si diceva: ma perché marca a zona, è meglio tornare a marcare a uomo. Poi dopo, marcata a uomo, ha continuato a prendere lo stesso i gol. Se
non ci sei con la testa, sbagli sia nell'uno sia nell'altro modo. Quindi io penso che il principale lavoro che deve essere fatto da Ugo Lotti, sì, trovare una identità, ma cercare di tirare fuori il massimo dal punto di vista mentale da questa squadra. Oh, dal punto di vista mentale, tirare fuori, Agna, perché vediamo un po' il prossimo turno di campionato. C'è questo Albino Leffe Teramo che, presa così, significa già abbastanza, ma non tutto. È il problema che entriamo in quella che è la 29esima giornata, in un trittico di partite, anzi forse anche in un poker, perché poi c'è Teramo San Benedettese, se non ricordo male, dopo Albino Leffe, Gubbio, Mantova, c'è Teramo San Benedettese, quindi direi un poker di partite. Tra l'altro Gubbio e San Benedettese, due serali. Sì, due serali. 20 due e serali. 30. Che alla fine di queste quattro partite potremmo già, secondo te, dare un giudizio su come finirà il campionato di questa squadra? Beh, dirlo così in questo momento è abbastanza duro. Credo che, siccome questo campionato ci riserva comunque in ogni giornata delle sorprese, credo che vada analizzata giornata per giornata. Di conseguenza la prossima, penso allo stesso modo che bisogna fare pochi calcoli. Cioè il Teramo deve provare a uscire da Bergamo con la massima posta in palio, ovviamente. È chiaro che non ha un compito facile, anche perché l'Albino Leffe arriva anche da una sconfitta. Quindi poi in una casa... sconfitta, forse una delle più veloci, perché Settembrini ha segnato praticamente al calcio d'inizio. Sconfitta flash. Quindi soprattutto tornando in casa magari avrà voglia di difendere quell'ultimo posto utile in zona playoff, che è il decimo, dall'assalto del Sant'Arcangelo, che non so, vado errata, è a distante a un punto, punto, mi sì, pare, dall'Albino Leffe. 37-36. Siamo lì. Sarà una sfida complicata, anche perché l'Albino Leffe, stavo vedendo oggi, ha incassato, ha segnato gli stessi gol del Teramo, paradossalmente, sì. 29. Però ha la sesta miglior difesa del campionato. Ne ha presi però solo 28, a differenza del Teramo che ne ha incassati 40. Poi queste considerazioni lasciano il tempo che trovano, perché ad esempio il Forlì ha segnato 27 gol, sì, e ne ha incassati 43. Però il Forlì è il 14esimo. A proposito, perché di Forlì, vediamo un po' di immagini di ieri sera. Ha incassato tanto, Forlì, ma poi ha trovato la quadratura. E se trovi la quadratura... Cioè, e ha segnato quando doveva segnare, nei momenti topici. Ecco, e quindi questo vuol dire che non è mai troppo tardi, però qualcosa... Cioè, devi trovare una quadratura del cerchio, perché sì, se non trovi la quadratura del cerchio, tutto si complica. Se la trovi... Poi anche, io ho detto in precedenza che l'obiettivo è fare i play-out e farli con una posizione di vantaggio. È chiaro che se tu trovi una certa quadratura, se tu hai la trovata giusta, trovi la giusta chimica, se hai il colpo di genio alla Sarri che trovi Mertens centravanti che ti risolve i problemi dopo l'infortunio di Milik, o trovi il colpo di genio alla Allegri che risistema la Juventus in un certo modo, sì, e tu trovi una chimica, magari con l'inserimento di Spighi, magari con un certo, mettendo un giocatore in una certa posizione, eccetera, fai dei risultati che aumentano l'autostima e che ti permettono di arrivare ad una continuità di rendimento e di risultati, tu puoi anche uscire dalla zona retrocessione. Il tempo c'è, però bisogna fare i conti con quella che è la realtà. E il Forlì, evidentemente, se è arrivato in quella posizione di classifica è perché dopo la sconfitta con il Teramo della partita d'andata, sì, 0-2 con Paper anche del portiere, da quel momento in poi il Forlì ha cambiato marcia, ha trovato una sua quadratura ed ora il Forlì è una candidata autorevole a salvarsi direttamente. Ecco, a proposito di Forlì, perché ve lo faccio vedere, a parte che questa è l'ultima partita di questa giornata di campionato, 1-1 a Parma, è comunque un risultato importante, vi facciamo vedere il Forlì perché, giustamente o magari no, a Teramo in molti sono preoccupati perché vedono le concorrenti vive, a differenza di questa squadra, nel senso che il Forlì, ma anche il Modena, anche il Mantova, sembrano essere in questo momento comunque nella condizione, anche il Fano, di assestare un colpo, persino, come in questo caso, ieri sera, il Forlì, di andare a pareggiare a tempo quasi scaduto a Parma. E questa, in questo momento, la vera differenza che c'è
questo è il confine tra quelle che si salveranno e quelle che faranno più fatica fino alla fine? Sicuramente, ed è anche quello che avrebbe potuto provare a fare il Teramo domenica contro il Venezia se non avesse commesso determinati tipi di errori, perché sono convinta che con quel determinato tipo di approccio che si è visto soprattutto e di atteggiamento messo in campo, che si è visto dopo soprattutto la traversa di Di Paolo Antonio, perché da quel momento in poi la squadra per atteggiamento propositivo è cambiata in positivo rispetto ad un inizio gara così così in cui poi si è preso anche gol, non prendendo gol prima di rientrare negli spogliatoi forse le cose sarebbero potute andare in maniera diversa. Evito di tornare sull'episodio del rigore non rigore, Domizzi Barbuti, perché non avendo le immagini poi non rimaniamo alla sensazione che abbiamo avuto in tribuna, cioè di un fischio che ci poteva stare. Però a prescindere dalla direzione arbitrale, che comunque insomma c'era comunque il Venezia, quindi non è stata trascendentale, intanto questo è il gol, non si poteva di Bardelloni, chissà che cosa. A prescindere da queste considerazioni, il Teramo deve scendere in campo con l'idea di potercela fare sempre, perché comunque non ha altra scelta, certo, se non quella di provarci sempre, certo. Non ci sono altre vie d'uscita. Se pensi che la salvezza che si possa ottenere solo sperando nei passi falsi delle altre, parti già per arrivare all'ultimo posto. Ecco, ma a proposito, ci scrivevano, ma bando alle ciance, voi con chi giochereste a Bergamo rispetto a quello che avete visto, a quello che è il pregresso in questa stagione di questa squadra? Cioè, qual è l'11 in questo momento, al di là della forma, perché poi quella la sa l'allenatore, la settimana, come la vede, però qual è la formazione più logica con cui andarsi a giocare quello che è uno scontro diretto a tutti gli effetti? Perché è vero che l'Albino Leffe è molto più su del Teramo, ma è anche vero che se il Teramo perde questo scontro diretto le cose cominciano a farsi davvero molto molto gravi, ammesso che già non lo siano. Voi vi aspettate qualche novità dal punto di vista degli uomini? Io credo. Sì. Io credo che se Spighi sta bene come ha dimostrato di stare domenica, penso che possa partire anche in titolare. Oggi si sono allenati tutti gli effettivi, quindi non ci sono stati problemi, almeno ad oggi, ecco. Secondo me Spighi può essere un inserimento dal primo minuto, una variazione rispetto alla formazione che si è vista contro il Venezia. Non so se il tecnico cambierà qualcosa, magari anche io parto dal presupposto che si mantenga lo stesso sistema di gioco, perché se si dovesse cambiare sistema di gioco è chiaro che, quindi, diciamo 3-5-2 o 5-3-2 si dovrebbero fare, esatto, valutazioni differenti. E magari, non lo so, forse cambiare qualcosa sulle fasce. Adesso, poi azzardare ipotesi potrebbe essere anche... Ecco, ma ci chiedevano voi chi fareste giocare, non chi farà giocare Ugolotti. Cioè, voi chi fareste giocare. Ecco perché noi non vogliamo una previsione su chi farà giocare Ugolotti. Prova ad interpretare il pensiero del nostro telespettatore. Dobbiamo fare la formazione noi? Chi inserireste? Guarda, intanto per coerenza Ugolotti cambierà, perché lo ha detto alla fine della partita contro il Venezia, e peraltro per il tipo di partita, per i tanti errori, per la dimensione del risultato, probabilmente lo richiede anche che ci sia qualche cambiamento. Io ho un pensiero che è totalmente mio e resta tale, perché lo ripeto, non faccio l'allenatore e non mi vorrei avventare troppo, però tanto pareggio, sì, del solito, Real Madrid, solito Ramos, sì. Eh sì, Sergio Ramos, sempre lui toglie le castagne dal fuoco. No, non mi dispiacerebbe vedere questa squadra in qualche modo giocare con il 4-2-3-1 con Sansovini prima e unica punta. È una squadra totalmente al suo servizio. Non so se ci sono tutti gli uomini al posto giusto per poter fare questo tipo di modulo. La vedo complicata. Sì, più che altro complicata per il tipo di se ci fosse
se ci fosse nel gruppo la tigna giusta e la convinzione di poter superare certe difficoltà in campo e la certa compattezza, probabilmente il Teramo con questo modulo valorizzerebbe il bagaglio tecnico che ha, perché questa è una squadra che tecnicamente ha dei giocatori, ha dei valori, sì, e che non ha forse il giusto temperamento, è questo che penalizza la squadra. Però con gente come Di Paolo Antonio, come Carraro, come Petrella, come Fratangelo, cioè sono tutti giocatori che hanno una certa tecnica e che potrebbero consentire al Teramo, se ci sono poi due giocatori di sostanza lì in mezzo al campo, che potrebbero essere, che ne so, Amadio e Spighi, di poter sviluppare un gioco che possa essere produttivo anche dal punto di vista offensivo, perché va bene non prenderle, che è la prima cosa, però se come quando vai a Padova poi non fai un tiro in porta, diventa difficile, cioè prima o poi qualcosa devi fare lì davanti. E secondo me, siccome Sansovini resta l'attaccante di riferimento, non me ne voglia Barbuti, ma è il giocatore cui io darei sempre la palla in area di rigore perché so che qualcosa tira fuori, avere una squadra che gioca al servizio e che tecnicamente è al servizio di questo centravanti. Però questo, ripeto, resta un mio pensiero, visto che ci chiedono voi chi fareste giocare. Sì, sì, intanto a qualcuno piace l'idea, perché ha detto con Ilari, con Amadio e Spighi si può fare, quindi qualcuno non è... Certo, poi è un giocatore duttile come Di Paolo Antonio, che può giocare dietro la punta o esterno. Hai Carraro, che è stato preso per fare il trequartista, potrebbe giocare un po' a ridosso. Hai comunque Petrella, sì, che puoi mettere. Ma Carraro scomparso dai radar, questo sconosciuto ormai. Cioè, certamente uno che con Ugolotti ha di fatto perso il posto in maniera anche nelle rotazioni, Anche e soprattutto nelle rotazioni, perché non lo sta per niente considerando, quindi o non lo vede in forma negli allenamenti, non gli sta dando le risposte che vuole l'allenatore, oppure non so, perché Carraro comunque ha una tecnica che in pochi altri elementi il Teramo ha, quindi mi viene da pensare che o ci sia qualcosa nel modulo di gioco che sta adottando Ugolotti che propriamente non si confà a Carraro, o che non sia al 100%, insomma. Certo. Chiaro che se giochi con l'atteggiamento che hai ora e hai Sansovini unica punta e pensi di poterlo servire con i lanci lunghi, con lui spalle alla porta che deve difendere palla, che non è un armadio, abbiamo sbagliato tutto. Questo presupporrebbe anche che questa squadra abbia la consistenza per fare la partita, comunque per sviluppare gioco, per, sì, fare un qualcosa di molto propositivo. Non è una squadra che può con questo tipo di modulo giocare sulle ripartenze, perché ripeto, giocatori di gamba non ne ha, e Sansovini deve essere messo in condizione di giocare fronte alla porta e non spalle alla porta. Ecco, nel 4-2-3-1 Ilari dietro Sansovini, come lo vedete? Molto bene. Può essere in certi momenti, se hai bisogno di un po' più di fisicità, un po' più di sostanza, perché comunque è un giocatore che ha però poi devi avere qualità, molta qualità ai lati. Ai lati. Sì. Rivediamo Maurizio il prossimo turno, perché siamo quasi in chiusura. Lo ringraziamo, Maurizio, da qui in regia, ci supporta sempre alla grande. Perché la settimana scorsa abbiamo detto: ok, Teramo Venezia, ma ci sono tanti scontri diretti, e Modena Lumezzane c'era ancora Fano, insomma c'era molto da... c'era qualche scontro diretto che poteva permetterti anche di qualche punto lasciarlo per strada con il Venezia, sapendo che poi magari ci devono giocare anche le altre con il Venezia. A proposito delle prime due, diciamo che Modena e Mantova giocano proprio con le prime due. Il Modena va a Venezia, e io posso immaginare che partita sarà per il Venezia con Eziolino, con Capuano. Inzaghi contro Capuano troverà una partita appiccicosa a dire poco. Il Mantova va con riceve in casa il Parma. Per quanto riguarda le altre, Fano-Feralpi, in questo momento il Fano purtroppo è una scheggia impazzita, perché soprattutto in casa può fare punti. C'è questo Forlì-Lumezzane, intanto raddoppio Sergio Ramos, mamma mia, 2-1 del Real a Napoli. Insomma, finisce qui l'avventura del Napoli in Champions.
Forlì Lumezzane, il Teramo chi deve tifare? Per Forlì Lumezzane? Io fossi tiferei per il Forlì. Sempre per quel discorso evitare l'ultimo posto? Assolutamente sì. Per quanto mi riguarda, il Lumezzane è una squadra individuata per fare... Per stare lì dietro, per retrocedere direttamente o per fare penultimo. Beh, ci sono problemi di natura societaria, un po' ha fatto partire giocatori tra cui Barbuti, che erano giocatori importanti per il Lumezzane. Negli ultimi tempi i risultati sono scadenti, quindi acuire la crisi di questa squadra può essere anche un po' di conforto se le cose non vanno bene a te, premesso che il Teramo dovrebbe tirarsi fuori di suo. Oppure per un pari, magari auspicando ancora di poter uscire fuori dalla zona play-out, ma è chiaro che molto dipenderà anche da come andrà domenica. Ma perché nessuno, eccetto di Paolo Antonio, tira da fuori area e non facciamo mai gol da corner o da punizione? Peraltro anche Ugolotti ha detto abbiamo una squadra, se vogliamo, anche prestante fisicamente. Dipende, secondo me, anche molto da tutto quello che si è provato finora, cioè i vari cambi di allenatore, i vari cambi di sistemi di gioco, cosa effettivamente hanno lasciato. Però il tiro da fuori è anche un po' la viva il parroco, nel senso che intanto ci sta proprio perché va al di fuori. Mi riferivo infatti ai calci da fermo. Ai calci da fermo. Okay. Il tiro da fuori è chiaro. Sta al giocatore sentirsela, e effettivamente se l'allenatore poi glielo chiede. Io credo che Ugolotti a un Di Paolo Antonio glielo chieda, viste le qualità che ha il ragazzo, ecco. Carraro potrebbe... Carraro dalla panchina, fuori, sì. Ricordando anche il gol di Forlì, ma evidentemente... Sì. Va bene, noi siamo praticamente in chiusura, rivediamo solo per un attimo il prossimo turno, giusto per fare la carrellata finale. Albinone F. Teramo, vi ricordo, alle 16:30, stadio Atleti Azzurri d'Italia. Peraltro... ci gioca l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, però allo stadio Atleti Azzurri d'Italia con la maglia non dell'Atalanta ma dell'Albinone F è cresciuto uno che in questo momento qualche golletto in Serie A lo sta facendo, che è Andrea Belotti. Fano Feralpi, Forlì Lumezzane, Gubbio, Ancona, Maceratese, Reggiana, Mantova, Parma, Padova, Sant'Arcangelo, Pordenone, Sudtirol, San Benedettese, Bassano e Venezia Modena. Questo è il quadro della 29esima giornata, che noi ovviamente vivremo. Il peggiore del girone senza dubbio l'Ancona, almeno un punto nelle ultime sette partite. Eh sì, peraltro lì ci sono anche dei piccoli assestamenti societari, vedremo se porteranno qualcosa. O dissestamento. io sì. Sono sempre, vabbè, diciamo, faccio la parte del morbido, ecco, di quello che utilizza sempre degli eufemismi, però insomma va bene. Equilibrista, esatto, cerco di mantenermi in equilibrio. Comunque, ovviamente noi parleremo di Albinone F. Teramo, e non solo ovviamente, della giornata di campionato, domenica durante l'Abruzzo del pallone, quindi puntata assolutamente da non perdere, perché sarà una sfida cruciale e noi ve la racconteremo nei 90 minuti, questa gara molto molto delicata. Io ringrazio Maurizio da qui in regia, l'ho già fatto, poi si monta la testa, lo ringrazio 10 volte e basta. L'ho ringraziato all'inizio, ringrazio alla fine, non esageriamo. Ringrazio Ania Cantagalli invece, ciao Ania, grazie per essere stata in nostra compagnia, grazie Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao. È tutto per questa sera, noi invece ci vediamo martedì prossimo alle 21 in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.